alla nostra chiusura, all'ultimo comizio del Movimento 5 Stelle di Policoro, prima delle elezioni di domenica. Intanto grazie a tutti per essere qui e ringrazio intanto il nostro portavoce Movimento 5 Stelle al Senato, Vito Petrocelli, che sappiamo essere di Policoro, trapiantato a Matera, ma è di Policoro, da una vita, da una vita. Stiamo aspettando altri due ospiti, due portavoce, però al momento ancora hanno problemi di parcheggio, quindi li presenteremo mano a mano che arrivano. Abbiamo un problema con la coalizione allargata alla società civile che continua a fare confusione. Allora, prima di passare la parola al nostro senatore a Vito, vorrei dire qualche parola su questa campagna. Intanto è stata una campagna caratterizzata da insulti, da infame, dai peggiori mezzi. Più i mezzi erano squallidi e bassi e più andavano bene. Ci sono stati soltanto tentativi di infangare gli altri. Chiunque fossero gli altri erano dei nemici e non doveva essere così. Bisognava confrontarsi sui programmi, non serviva offendersi su che cosa. E invece ogni giorno, con la morte della par condicio, siamo stati attaccati con i mezzi più infami, da persone assoldate magari dal signorotto del paese. Comunque noi che abbiamo fatto non li abbiamo calcolati proprio, perché noi questi siamo, ci conoscete, sapete chi siamo e che siamo persone serie, non siamo assoldati da nessuno. Ci hanno addirittura detto che non abbiamo parlato di programmi, noi che abbiamo fatto 8 comizi, alcuni proprio a tema, per essere sicuri di affrontare l'argomento meglio. Abbiamo fatto il primo comizio e c'era con noi Viviana Verri, la sindaca di Pisticci, e abbiamo parlato di bilancio partecipato e di amministrazione, della partecipazione attiva del cittadino. Nel secondo era con noi l'europarlamentare Pedicini, abbiamo parlato dell'ambiente, di quello che vogliamo fare noi per la tutela ambientale di Policoro, di quella che è la situazione regionale e dei fondi europei che possiamo utilizzare su Policoro. Terzo incontro, abbiamo parlato di agricoltura e turismo, c'era con noi l'europarlamentare Rosa D'Amato, abbiamo parlato della nostra idea di agricoltura e turismo rurale, di quello che è la situazione a livello europeo e i fondi utilizzabili per questo. Abbiamo parlato con la deputata Liuzzi di azzardopatia e del nostro programma No Slot e poi abbiamo parlato di strategia rifiuti zero, di compostaggio. Insomma, abbiamo parlato un po' di tutto il programma. Chi non è stato in piazza può comunque vedere i filmati che sono sulla nostra pagina Facebook e si può assorbire quelle buone 6-8 ore di comizi e quindi approfondire gli argomenti. Peraltro il programma lo potete scaricare sulla nostra pagina Facebook o sulla nostra pagina del sito. Detto questo, parliamo dei programmi. Ora, a noi ci hanno accusato che i nostri programmi erano troppo semplici, perché in realtà partono dalla base, da quello che è il quotidiano, dai problemi normali. E allora l'altro giorno mi sono fermata mentre facevo le pulizie, perché le donne fanno così, fanno un po' tutto insieme, avevo le cuffiette e mi sono sorbita gli altri comizi. E cosa tutti questi programmi proposti? Sono inorridita sentendo Mascia, che propone con la sua coalizione di rifare il macello a Policoro per ridare lustro alle aziende zootecniche. Ma lo sanno anche i bambini, i ragazzini della scuola media, che questa è una realtà economica che non può essere perseguita. Lo sanno tutti che gli allevamenti intensivi sono alla base, determinano il 40% dell'effetto serra. Lo sanno tutti che per l'alimentazione di questo pianeta, perché c'è gente che muore di fame e la popolazione aumenta, non si possono dare decine di chili di cereali a un animale quando ci sono milioni di persone che muoiono. Tant'è vero che su questo palco già ci siamo almeno 3 vegani,
Tant'è vero che ormai la diminuzione del consumo di carne è annuale, intorno al 6-7%. E allora che facciamo? Il programma è investire soldi pubblici su un'attività che deve chiudere? Forse qualcun altro ci deve guadagnare, io non lo so come li fanno i programmi. E poi ho sentito Leone che chiede altri 5 anni per portare avanti il suo progetto. Beh, intanto Leone sta al comune da un pezzo, cioè già dall'epoca di Lopatriello era vice sindaco. Non è che è proprio di primo pelo, diciamo, no? E comunque sia, in questi 5 anni il riassunto qual è? Io mi guardo intorno e non la riconosco Policoro. C'è degrado dappertutto. Dove è migliorata? Qual è il punto in cui abbiamo avuto un miglioramento? Nel mare? Nei passaggi? Nei servizi? No. Io non so tutto questo tempo alla fine dove è andato. E un esempio è la D7. Io non mi interessa quali sono in questo momento le motivazioni particolari che sono alla base delle scelte per bloccare la D7, ma il solo fatto che esista un tubo che deve raccogliere le acque reflue ed è stato dimensionato male e quindi non riesce, porta allagamenti, non si può. Nel 2013 noi abbiamo avuto l'allagamento, l'alluvione, sono morti centinaia di animali, le case sono state riempite di fango fino a un metro, sono passati 4 anni e quel tubo è ancora lì. Ma la sicurezza della gente dov'è? No, ma tocca a quello, ma tocca a quell'altro, quello mi risponde, non ci interessa. Per la sicurezza dei cittadini bisogna battere i pugni e darsi da fare. Ecco cosa rimprovero anche a Leone. E poi Di Pierri che se ne esce con la piattaforma logistica comunale. Ma non esiste una piattaforma logistica comunale, la piattaforma logistica è territoriale, perché deve servire ampie aree, non Policoro. Tant'è che il progetto di piattaforma esiste ed è una piattaforma che deve servire tutta la fascia ionica dall'Alto Cosentino fino alla Puglia, al Tarantino, ma prende anche la parte del Basento, deve essere collegata a un crocevia. E lui si definisce uomo nuovo poi nel suo discorso, uomo nuovo di che cosa? Ma veramente è nuovo? Nel 2008 Di Pierri, sotto l'amministrazione di Lopatriello, in 2 anni ha preso circa 60 incarichi per parcelle per un totale di 300.000 euro. Ma scusate, io penso che già facendo un'indagine statistica qui sotto, nelle prime 3 file, 10 avvocati li troviamo a Policoro, non è che ce ne sta uno in tutto il paese. Come si fa a dare 60 incarichi solo a una persona? Allora vuol dire che forse c'è un collegamento, forse ti conosce e per particolare fiducia ha deciso in te, ma non puoi definirti nuovo, non lo sei. E allora poi ci sono i nostri programmi, che dice che non esistono, invece i nostri programmi esistono, è un programma che avete fatto voi, hanno fatto 500 cittadini che hanno partecipato alla consultazione, che hanno espresso le criticità che vedevano nel territorio. Un programma che si sviluppa su 5 punti, le politiche sociali, strategia rifiuti zero, energia e sicurezza, stop al consumo di suolo e bilancio partecipato. Un programma che è liquido, un programma che può essere, deve essere aggiornato, modificato con i cittadini, mano a mano che le nostre riunioni vanno avanti. Perché vi ricordo che la differenza sostanziale tra noi e tutti gli altri è che noi crediamo in una democrazia attiva, partecipata, non in una democrazia rappresentativa. Noi non vi diciamo, toh, questo è il programma, votami e ci vediamo fra 5 anni. Noi vi diciamo, venite con noi in palazzo, apriamo le carte, ritroviamo le soluzioni, insieme. Magari c'è un'idea buona che esce da chiunque in quel momento è presente e va perseguita anche se non era nel programma. È questa la differenza. Quando parliamo di bilancio partecipato, parliamo del fatto che siete voi con noi a guardare le carte, a decidere i soldi a disposizione dell'amministrazione dove vanno. Siete voi a decidere se si lavora sulla scuola, sulla piazza o sulla strada, non l'amministrazione da sola a vedersi fatti propri. Quando parliamo di partecipazione, parliamo di question time. Nessuno vi metterà mai question time. Il question time vuol dire che qualunque cittadino può chiedere di parlare in consiglio. Oggi non si può.
Oggi in consiglio possono parlare solo i consiglieri, e se uno ha qualcosa da dire, che ha un problema che non si risolve, deve andare ad un consigliere di maggioranza, minoranza, non ha importanza, e chiedere il favore di portare avanti questo discorso. Con noi non è così, noi non vogliamo che nessuno si senta in debito con nessuno. Per noi ognuno vale uno, siamo tutti uguali, e quindi chiunque può parlare in consiglio portando avanti un problema che a quel punto non è nascosto, è ufficiale, è in streaming, lo hanno sentito tutti, lo hanno sentito il pubblico, ne deve prendere atto l'amministrazione, che dovrà rispondere, e questo non ve lo dà nessuno perché hanno paura. E poi abbiamo parlato di strategia rifiuti zero, del fatto che non è possibile più parlare di discariche, i rifiuti devono rigirare, devono riciclare, avere una nuova vita, ma per tanti motivi, partendo dal fatto che le materie prime stanno finendo su questo pianeta, è peccato buttare l'alluminio, poi bisogna andare a prendere le miniere, ma quante miniere, non è che sono illimitate, e invece riutilizziamo quello che ci abbiamo. Anche perché sappiamo che riutilizzando un rifiuto già in partenza, cioè una lattina d'alluminio, va soltanto trasformata, non si deve fare tutta l'operazione di estrazione, raffinazione, sistemazione partendo dalla miniera. Quindi l'oggetto finale costa di meno, e penso che sia un problema anche il costo di tutti gli oggetti, no? Quindi il rifiuto che deve essere visto come qualcosa che deve vivere di nuovo, qualcosa che ha un valore. E come si fa a vedere il rifiuto come qualcosa con valore? Bisogna darglielo. Uno deve sapere quanto vale il vetro, uno deve sapere quanto vale la carta, uno deve sapere che mettendo da parte questi rifiuti riesce a recuperare qualcosa. E come? La tariffa puntuale, ve l'hanno detto anche gli altri, vuol dire calcolare le tasse sulla spazzatura considerando quello che realmente è stato dato come indifferenziato e detraendo la quota della differenziata. Ma a noi ci piace un'altra cosa oltre alla tariffa puntuale, a noi ci piacciono le isole ecologiche, che sono quelle che stanno per esempio a Pomezia, che è uno dei nostri comuni amministrati dai 5 Stelle. L'isola ecologica funziona così: la spazzatura viene raccolta dalla solita azienda che passa e prende, ma ogni famiglia può portare all'isola ecologica, che sarà gestita da cooperative di disoccupati, i suoi rifiuti. Quindi immaginate la macchina con la carta, il vetro, l'alluminio e così via. Lì l'addetto andrà a registrare su tessera magnetica quanto è stato portato, e verrà trasformato questi chili di materiale in soldi. Con la carta di credito poi puoi anche andare a fare la spesa nel supermercato che aderisce a questo tipo di iniziative, oppure chiedere uno sconto sulle tasse comunali. Allora a quel punto immaginate il ragazzo che esce dal pub, non la molla per strada la bottiglia, anzi se ne trova un'altra, se la prende e col motorino e con gli amici, con le buste piene di bottiglie, vanno all'isola ecologica a caricarsi la tessera. Vuol dire avere anche riguardo verso l'ambiente, un modo di tutelare, anche di risolvere in parte almeno il degrado urbano a cui siamo purtroppo condannati, almeno così sembra in questo momento. Ma c'è il compostaggio, io ve l'ho già spiegato, il compostaggio, la produzione di compost è importantissima. In questo momento l'umido per il comune è una spesa, perché deve essere portato l'umido nelle aziende che trasformano il compost. Ma il compost può essere fatto a casa, con le compostiere, e non puzza, ma vale. 100 kg di compost li trovate tra gli 80 e 100 euro, ed è una sostanza ricercatissima dalle aziende. Una famiglia di 3 persone può fare tranquillamente 200 kg di compost. Allora immaginate anche un condominio, immaginate un quartiere che si organizza, è un'economia in più, è più movimento e vuol dire recuperare soldi per poter comunque andare avanti. E poi abbiamo parlato della tutela ambientale e del monitoraggio. È necessario sapere dell'aria e dell'acqua relative all'ambiente in cui viviamo. Noi sappiamo com'è la nostra acqua? Sappiamo le nostre falde? Sappiamo l'aria?
Io vi voglio ricordare, a parte le polveri sottili e tutto il resto, che nel 2014 c'è stato uno sversamento di liquidi radioattivi. Sappiamo che è tutto a posto, allora è importante che il territorio faccia monitoraggio delle varie realtà, ma vero monitoraggio, non quello che mi compro una macchinetta da cinese e vado girando per strada. Il monitoraggio è scientifico, va fatto con determinate condizioni e con un protocollo. E i fondi per questo ci sono quelli della compensazione ambientale. Abbiamo parlato poi di agricoltura e turismo. Per noi l'idea di agricoltura e turismo devono andare insieme. Quando parliamo di turismo non immaginiamo Policoro come Rimini e Riccione. A noi questi alberghi alti sei piani non ci piacciono e non ci interessano. Vi ricordo che noi siamo per stop al consumo di suolo, con tutte le case libere e abbandonate che abbiamo in paese ancora andiamo a costruire. Quindi questi alberghi da sei piani li vanno a fare da un'altra parte. Il nostro turismo deve essere un turismo semplice, rurale, collegato al territorio veramente e per tutte le stagioni. Ma se deve essere per tutte le stagioni, il turista deve stare qua, in paese, non relegato in mezzo al Lido. Al Lido è più logico se puntiamo ai 15 giorni, ma il turismo tutto l'anno è sul paese. Allora i turisti che cosa devono trovare? Beh, devono trovare un ambiente curato, quindi privo del degrado a cui invece sembra che siamo condannati. Devono trovare ospitalità nei vari appartamenti, per esempio in questo momento liberi, purtroppo sappiamo bene quanti ce ne sono. Quante famiglie sono dovute andare via perché qua non c'era lavoro? Quanti figli a cui i genitori avevano fatto la casa adesso lavorano fuori e le case non si vendono? Allora immaginate un albergo diffuso, un sistema che possa dare posti letto, piccoli appartamenti in cui i turisti devono vivere nel paese, scendere, prendere il caffè al bar, avere il servizio navetta che li porti al museo, che li porti al Lido. Ma voi lo sapete, esiste un servizio navetta a Policoro? Io li vedo gli autobus, ma non ho capito niente. Non si sa dove si fermano, non si sa dove vanno, non si sa a che ora passano. E questo può essere un servizio dato anche ai turisti, a parte alla gente del posto. E allora dobbiamo lavorare anche in quella direzione. Se io voglio il turismo qui, devo dare la possibilità al turista di muoversi con i servizi navetta tranquillamente, pensiline, orari, percorsi, come succede nelle altre parti del mondo, niente di eclatante. E poi deve essere legato all'agricoltura, perché è solo l'agricoltura l'unica economia che ha un significato nella nostra realtà. Noi eravamo la California del Sud, ve lo ricordate? Eravamo il posto dove gli agricoltori avevano tutti il Mercedes, venivano dall'America a vedere come facevamo a produrre tante fragole in un ettaro. Oggi la distruzione. E allora come si può lavorare in questa direzione? Come si può ridare un senso al settore dell'agricoltura? Dobbiamo lavorare insieme, organizzati, e razionalizzare quello che ci serve. Tre sono le cose da fare. Abbiamo da lavorare sul miglioramento del prodotto, abbiamo da lavorare sulla sua valorizzazione e sulla sua commercializzazione. Il miglioramento del prodotto cosa vuol dire? Non solo definire quelli che sono le sostanze da poter utilizzare, quelli no, fitofarmaci o meno, tecniche o non tecniche, ma anche selezionare le varietà, scegliere delle varietà particolari che ci possono caratterizzare e che ci siano tutto l'anno. Va benissimo la fragola e meno male che ce l'abbiamo, ma sforziamoci ad avere produzioni tutto l'anno, che siano i prodotti che ci caratterizzano. Che il turista dalla Germania arrivi qui e sappia che in autunno si caratterizza dal consumo, che ne so, del kiwi, in estate abbiamo la fragola e così via. E questi prodotti, quindi coordinati, dobbiamo decidere la varietà, dobbiamo decidere dove e quanto produrne, coordinati insieme, devono essere valorizzati come? Facendoli, utilizzandoli in tutti i nostri, le nostre attività legate al turismo, nei bar, nei bed and breakfast, negli alberghi o in quant'altro. E nei piccoli mercatini a chilometro zero che possono essere messi nei vari rioni, in modo tale che sia una nostra caratteristica questa, non sia un prodotto che arriva dalla Spagna, ma sia proprio nostro. E poi la
commercializzazione. La commercializzazione passa dalla famosa piattaforma. Qui sì, ci sta la piattaforma, ma è territoriale, non è comunale, non si fa a Policoro, si fa in un asse Metaponto-Ferrandina. Ma perché non la fanno? Perché non l'hanno inserita nei fondi europei del 2007? Perché non l'ha messa manco Viti nel 2010? Perché Pittella se l'è scordata nel 2015, era un'opera da fare momo, strategica assoluta, e stiamo ancora qua a parlare? Perché ci sono altri interessi, altre piattaforme private, e quindi non vogliono andare in conflitto. Ma noi non siamo sotto schiaffo di nessuno, a noi di loro non ce ne frega niente, nessuno ci paga e nessuno ci pagherà. Più o meno li abbiamo visti, abbiamo parlato dell'azzardopatia, per esempio, del fatto che noi ci siamo resi conto che il problema della ludopatia anche nel nostro paese è gravissimo. Considerate che da un'indagine statistica, stiamo parlando dell'uso delle macchinette, del giocare anche spesso alle lotterie, insomma, ci sono persone che purtroppo ne sono diventate schiave. In realtà, quando parliamo di ludopatia, parliamo della cosiddetta eroina del terzo millennio. Ci sono persone che sono cadute in questo ciclo assolutamente orribile. Per uscirne c'è bisogno di cure come quando uno si droga. E allora, siccome da un'indagine statistica è emerso che il 13% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni una volta a settimana va a giocare alle macchinette, il rischio è grosso. E allora anche questo è nel nostro programma, no slot. Le slot devono essere posizionate a 500 metri dalle scuole, devono avere degli orari, devono esserci controlli perché questi orari vengono seguiti, e devono essere premiati quelle attività che rinunciano all'uso delle slot nell'ora interna. Quindi le cose che abbiamo detto durante i vari comizi sono tante. Io a questo punto però... Allora, intanto saluto, è arrivato il nostro portavoce Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Matera, Antonio Materdomini. È arrivato anche il portavoce al Senato, Lello Ciampolillo, che è già stato con noi la settimana scorsa. Allora, a questo punto, visto che ci abbiamo tutti e tre i portavoce, darei la parola a loro. Iniziamo con Antonio. Di essere tornato indietro nel tempo di un paio d'anni alla campagna elettorale che si è tenuta a Matera 2 anni fa. Perché? Perché ho visto che qui ci sono praticamente circa 250 candidati alla carica di consigliere comunale. È un numero enorme per un paese come Policoro, sono tantissime persone. E questo modo di fare politica, questo modo di creare le coalizioni è lo stesso che è stato utilizzato a Matera. Utilizzano un metodo scientifico, cercano di candidare più persone possibile per raccattare voti da chiunque, dagli amici, dai parenti, dai familiari, dai datori di lavoro, dai dipendenti dei datori di lavoro. E questa cosa non la dovete accettare, non lo dovete accettare. Perché poi, e vi porto la mia esperienza personale di questi 2 anni, quindi non vi sto raccontando fandonie, ma vi sto raccontando quello che è successo a Matera quest'anno, dal 2015 ad oggi. La coalizione che ha vinto era una cozzaglia di gente raccolta per strada e costretta a candidarsi, invitata a candidarsi, una coalizione, diciamo, civica, si spacciava per civica, ma all'interno di questa coalizione c'erano fuoriusciti del PD, Forza Italia, i socialisti, c'era di tutto, gente che passeggiava per strada e veniva presa, vieni a candidarti, facciamo una lista e ti mettiamo in lista, con la promessa di aiutare questi poveri cittadini che cadevano nelle loro grinfie, che potevano diventare consiglieri, ma alla fine quei voti sono soltanto serviti a far salire in comune sempre le solite persone. Ora Matera ha avuto la fortuna di essere nominata capitale europea della cultura per il 2019, ma grazie a questa porcata che è stata fatta 2 anni fa, noi abbiamo perso praticamente 2 anni di attività che potevano essere sfruttati per rilanciare non solo Matera, ma tutta la provincia di Matera e anche la Basilicata.
però il problema qual è? Che loro avevano, diciamo, un programma che era, come posso dire, era incentrato sul nulla. Sul nulla. Il loro unico obiettivo era quello di cercare di raccattare più voti possibile per andare a governare. Vi sto raccontando questo perché in proporzione la stessa cosa secondo me sta accadendo qui. Non è possibile che ci siano 250 candidati alla carica di consigliere comunale. E questa cosa è una cosa che vi ritroverete avanti nel tempo, perché? Perché quando poi si va in consiglio è la differenza che c'è tra il Movimento 5 Stelle e tutti gli altri, è proprio questa. Noi portiamo avanti nelle istituzioni, negli atti, con le votazioni, quello che diciamo in campagna elettorale. Gli altri no, gli altri raccontano favole, poi arrivano al momento di votare in consiglio comunale e cambiano idea per il bene comune, perché magari hanno paura di andare a casa, perché magari qualcuno dietro gli ha detto no, tu devi votare così perché altrimenti qui rischiamo di andarcene tutti a casa. Quindi la differenza sostanziale che c'è tra il Movimento 5 Stelle e il resto dei partiti è proprio questa. Noi facciamo quello che diciamo. Non dovete dimenticare che il Movimento 5 Stelle è quello che ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, di soldi vostri, vostri che vengono spesi da questi signori in queste faraoniche campagne elettorali. Sono soldi vostri che spendono, sono soldi vostri che utilizzano quando magari vi invitano a cena prima del voto per chiedervi il voto, ed è in quel momento che li dovete attaccare e dovete rifiutare questi inviti, perché attenzione, l'arma più importante che avete è il voto, è l'unica arma che ci è rimasta, l'unica arma legittima che ci è rimasta per riprenderci la sovranità. Ed è per questo che voi dovete avere il coraggio e la voglia di cambiare, perché poi si presentano sempre come con le nuove soluzioni, con nuove proposte, ma sono proposte e soluzioni ai problemi che loro stessi hanno creato in questi anni. Voi vi fidate di uno che prima vi ha messo nei guai e poi dice no, non ti preoccupare, adesso so io come ti devo sistemare le cose, non tu, dammi fiducia e poi ti faccio vedere io come si fa. Ecco perché voi avete la possibilità questa volta di cambiare davvero, di dare la possibilità, votando questo simbolo, sia a loro ma soprattutto a voi stessi. Voi se votate il Movimento 5 Stelle votate per voi, non votate per nessun altro, perché dietro di loro, dietro i candidati, non c'è nessuno che ha finanziato la campagna elettorale, che ha promesso qualcosa in cambio di qualche votazione in consiglio. Noi a Matera abbiamo avuto, ecco, ci tengo a dirlo perché, ripeto, secondo me siete nella stessa situazione. Rischiate di ritrovarvi un sindaco che non avrà la sua maggioranza. E quando ci sono queste cose, lo sto vedendo io a Matera in questo periodo, sono 8 mesi che il comune è bloccato perché la maggioranza democraticamente eletta dal popolo non è più compatta, non è più coesa, perché ognuno che fa pretende le proprie ricompense, le poltrone, gli incarichi, le nomine della fondazione e altre cose. Non vi fate prendere in giro per l'ennesima volta, avete la possibilità di cambiare, avete la possibilità di votare gente che sta qui soltanto per il bene comune. Quando loro parlano di bene comune non sanno nemmeno di che cosa stanno parlando. Quando dicono che il Movimento 5 Stelle non ha un programma, lo dicono perché non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. Cercano di scimmiottarci. L'altra sera a Grassano al comizio, c'era il comizio del Movimento 5 Stelle, dove i ragazzi hanno preferito dall'inizio non salire sul palco ma stare giù in piazza insieme ai cittadini a parlare. Ebbene, domenica sera quelli del PD magicamente hanno pensato di fare la stessa cosa. Ecco, io l'ho raccontato a Grassano e lo racconto pure a voi. In quel momento ho pensato a una frase che ha detto Gianroberto Casaleggio in passato, e cioè che i partiti, prima di sparire definitivamente, proveranno a sembrare come il Movimento 5 Stelle. Ecco, quella sera abbiamo avuto la certezza che sarà così. Quindi questa domenica fateli sparire, votate il Movimento 5 Stelle e non ve ne perdete. Grazie. Sì, realtà di Matera ma identica realtà di Policoro. Allora, adesso passo la parola al nostro senatore Lello Ciampolillo. Grazie, buonasera, grazie Olga, buonasera a tutti voi.
per essere qui. Siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale, sono Lello Ciampolillo e sono in Senato da 4 anni insieme a Vito, che combattiamo. Siamo entrati lì, io ho cominciato questa avventura, dicevo, sono di Bari, anche se ho metà sanguelucano, mia madre è di Montemilone in provincia di Potenza, quindi mi fa sempre piacere essere anche qui, la sento anche come mia terra, la Basilicata. Una Basilicata che è stata distrutta dalla politica, non devo dirvi nulla, sapete tutto quello che è successo, cosa hanno fatto con i pozzi petroliferi. Io me lo ricordo, ero bambino quando alla scuola media, sul libro della scuola media, c'era scritto: il futuro della Basilicata è nel petrolio, perché diventerà una regione ricca, una regione importante in tutto il mondo. È andata in maniera diversa. Ti ingannano da piccolo, perché così tu poi ci credi quando sei grande, e hanno convinto tante persone, e la vecchia politica ha ingannato tutti i cittadini della Basilicata, così come è successo per la questione dell'acqua, no? Noi abbiamo un acquedotto pugliese, prendiamo l'acqua da voi, l'acquedotto pugliese è l'acquedotto più grande d'Europa. Quando siamo entrati in Parlamento, la prima cosa che ho fatto insieme ai miei colleghi è stata quella di mantenere una delle promesse, uno dei nostri valori e una delle nostre stelle importante è l'acqua. L'acqua deve essere pubblica e deve essere di tutti e deve essere gestita tramite un ente di diritto pubblico. Ebbene, nonostante il voto di 27 milioni di italiani che hanno detto l'acqua deve essere pubblica e sull'acqua non si può fare profitto, ebbene dovete sapere che l'acquedotto pugliese è una società per azioni, che vuol dire che l'acquedotto pugliese fa profitto, e gli italiani hanno detto esattamente il contrario, 27 milioni di italiani. Quando siamo entrati lì abbiamo presentato questo disegno di legge, sono il primo firmatario, è fatto di 2 articoli. Cosa dice? Che l'acqua deve essere, l'acquedotto pugliese deve essere pubblico, con 2 articoli. Ebbene, questo disegno di legge giace ancora nei cassetti della Commissione Ambiente, che vuol dire che a tutti quei partiti che l'acqua debba tornare ad essere ripubblicizzata in Italia totalmente, quindi sì, così come chiesto dai cittadini, non interessa assolutamente nulla. Tant'è vero che l'anno prossimo, sappiatelo, che scade la concessione, che vuol dire che a dicembre dell'anno prossimo c'è un alert, è possibile venderla ai privati, che ovviamente è il sogno di tutte le multinazionali, comprarsi l'acqua, fare i suoi profitti e fare un business su quello che è il futuro. Quando non ci sarà più il petrolio, cominceranno a fare il business, ma già lo stanno facendo, sull'acqua. Allora noi in Senato abbiamo chiesto un voto di calendarizzazione urgente, significa c'è un'urgenza reale, siccome l'anno prossimo può essere venduta ai privati, chiediamo di discutere in aula il disegno di legge che ripubblicizza l'acquedotto pugliese. Ebbene, secondo voi come ha risposto il Partito Democratico? Come hanno risposto gli altri partiti quando abbiamo chiesto ne discutiamo ora in aula? Hanno risposto no. Ovviamente il messaggio è chiaro, voi, la vecchia politica chiede a voi il voto, ma poi quando quelle persone entrano lì rispondono non più agli elettori, ma rispondono alle multinazionali, alle lobby di potere, a chi gli sta dietro. Allora il messaggio è chiaro. Questo accade non solo nel Parlamento italiano, ma accade nelle regioni, accade nei comuni. Loro hanno paura del Movimento 5 Stelle, tant'è vero che qui si presenta una ed una sola lista contro 224 candidati. Questi ragazzi, questa squadra capitanata da Olga, sono ragazzi coraggiosi che hanno deciso di rimanere nella loro terra a combatterla, e la difenderanno. Quando li farete entrare lì dentro, difenderanno il vostro comune, così come già hanno difeso in questi anni con il lavoro che fanno tutti i gruppi del Movimento 5 Stelle, anche quando non sono ancora dentro le istituzioni. Basterebbe pensare, un altro dei nostri valori, e poi lascio la parola a loro che sono i protagonisti della serata, un altro dei nostri valori è la trasparenza. Immaginate quello che vi hanno raccontato ieri con la televisione, sappiate che quello che vedete in televisione sui TG nazionali o sono in vigilanza RAI è un inganno, è un trucco televisivo, un trucco cinematografico. Cosa vi hanno raccontato ieri? Che il Movimento 5 Stelle ha la colpa di aver affossato la legge elettorale. Falso. Che cosa è accaduto? Dicevo, la trasparenza. Ieri per un attimo alla Camera dei Deputati è andata in onda la trasparenza, un voto segreto per qualche secondo è stato palese, quindi si vedeva chi votava e cosa votava e come. Ebbene, su quell'emendamento dove noi chiedevamo
di applicare la stessa legge elettorale che noi vogliamo votare, quindi non vogliamo affossare nulla, semplicemente di applicarla anche in Trentino, dove il Partito Democratico aveva fatto un accordo di tipo localistico. Su questo emendamento per un attimo si è visto chi votava come, noi abbiamo detto voteremo a favore di questo emendamento e così è stato. Chi ha mandato sotto il governo? Il PD, che ha votato contro se stesso. Il PD si è alzato e ha detto ai 5 Stelle, cioè a noi, vergognatevi, il mantra che hanno fatto vedere sui TG nazionali tutti, e non hanno fatto vedere la nostra versione, o ve l'hanno raccontata in maniera distorta. Quindi noi ieri, anche ieri, abbiamo mantenuto quella che è la nostra coerenza e soprattutto la lealtà verso i cittadini, e abbiamo dimostrato che addirittura il PD non riesce neanche a tenere la maggioranza, e loro hanno cercato con un trucco di far immaginare ai gli italiani che la colpa sia del Movimento 5 Stelle. Allora la stessa lealtà, gli stessi valori di trasparenza, quando loro entreranno e si prenderanno questo comune a Policoro, ce l'avranno anche lì, perché la prima cosa che fanno le liste 5 Stelle, come è accaduto a Pomezia, dove siamo entrati in un comune, un bilancio con meno 4 milioni di euro, l'abbiamo preso qualche anno fa nel 2013, oggi è inattivo di più di 15 milioni di euro, semplicemente siamo andati a vedere i bilanci, abbiamo tagliato i costi, abbiamo migliorato i servizi e il comune è andato inattivo. Comune di Livorno, un sindaco, il nostro sindaco Nogarin di Livorno, è riuscito, tagliando le spese inutili, a creare e a sperimentare il reddito di cittadinanza per i cittadini di Livorno. Quando saremo noi il prossimo anno al governo, il reddito di cittadinanza lo garantiremo a tutti gli italiani che hanno perso il lavoro, che il lavoro non ce l'hanno o che hanno una pensione minima, e daremo a tutti una pensione minima dignitosa. Allora Policoro oggi ha una grande possibilità, un'unica possibilità, quella di domenica mattina andate a votare e immaginate la vecchia politica che dice tutte le volte di voler risolvere i problemi che la stessa politica ha creato. Com'è possibile che chi ha creato un problema venga oggi, dopo tanti anni, ditemi se sbaglio, sono gli stessi che stanno lì da 15 anni, 20 anni, sono sempre loro che vengono a chiedervi il voto. Allora basta, cambiamo, c'è questa possibilità, il Movimento 5 Stelle è uno ed uno solo in tutta Italia e i valori sono comuni, ecco perché noi giriamo e abbiamo la tranquillità di poter dire che i nostri candidati rispecchiano tutti i valori del Movimento 5 Stelle. Quando Olga entrerà con la sua squadra in comune, voi vi potete finalmente, vi riprenderete la vostra Policoro, così come hanno fatto altri comuni dove abbiamo i sindaci a 5 Stelle. Grazie e buon proseguimento. Grazie Olga. Solo gli sprechi, noi abbiamo tanti canoni che non sono pagati da chi dovrebbe pagare, quindi ci sono locali comunali in cui chi dovrebbe dare non dà, però nessuno fa niente, perché poi ci sono i voti di scambio, la famiglia è numerosa, queste cose con noi non succedono, le regole devono essere chiare e uguali per tutti. Allora, io adesso passo la parola a Vito Petrucelli. Pochi mesi fa stavo rovistando a casa di mamma in un cassetto, il cassetto delle fotografie. Ne ho trovata una, credo dei primi anni Ottanta, il traguardo di una tappa del Giro d'Italia proprio lì di fronte a me. Ve lo ricordate, quando qui c'era la strada? Credo siano i primi anni Ottanta. Si vedeva appena la striscia del traguardo e in primo piano c'erano due persone, una ovviamente a me molto cara, mio padre, e un'altra che era il sindaco Nicola Montesano. Era un altro periodo, era un'altra epoca, era un'altra città, era una città che era fondata soprattutto su un progetto. Era fondata anche sulle persone, le persone che questa città l'avevano fatta diventare comune, che l'avevano fatta diventare grande poco alla volta, ma era fatta soprattutto sulla base di un progetto politico che nasceva dall'eredità della riforma fondiaria. Oggi cosa resta di quel progetto politico? O cosa resta dei nuovi progetti politici? Resta la certezza che nonostante si voti qui a Policoro come in tanti altri comuni per delle elezioni amministrative, il risultato avrà una valenza nazionale.
E ditemi voi se non è vero che il voto che potrete esprimere domenica non avrà una valenza nazionale. Lo diranno tutti, faranno le somme, diranno chi ha vinto e chi ha perso. E che cosa è che mi ha particolarmente impressionato della campagna elettorale qui nella città in cui sono cresciuto, sono andato a scuola e che mi ha formato personalmente e anche in un certo senso politicamente? Che ci sono rappresentati in piccolo tutti i problemi che sta soffrendo l'intero paese e sono rappresentate le forze politiche che il Movimento 5 Stelle sta provando a sostituire da quando è nato, cioè dal 2009, e che in 7 anni e soprattutto negli ultimi 4 anni di esperienza parlamentare stiamo combattendo nella legalità, perché siamo una forza politica che ha deciso di combatterla, la battaglia parlamentare, non extraparlamentare, e sono rappresentati infatti i principali partiti e movimenti che si stanno muovendo e che stanno riscuotendo consensi o anche non consensi sul territorio nazionale. C'è infatti il Partito Democratico del candidato sindaco Mascia, poi c'è Forza Italia che sostiene il candidato Leone, ma poi c'è la vera Forza Italia, senza il simbolo di Forza Italia, che sostiene il candidato Di Pierri. Questo ho notato in questi giorni di campagna elettorale, come ho notato che se voi volete sostenere un progetto politico locale, sappiate che in realtà sosterrete il progetto politico fallimentare di chi a questo paese ha più tolto che dato negli ultimi 25-30 anni. Il progetto politico fallimentare delle alternanze di governo nazionale PD Forza Italia e il progetto politico del partito regione rappresentato oggi da Marcello Pittella. Non sperate di votare soltanto una persona, voterete automaticamente un progetto che non è più il progetto nel quale il paese si può riconoscere, perché è innegabile che altri 5 anni di queste politiche non ce le possiamo permettere né a livello nazionale né a livello locale. E se votate per quelli che sono il Partito Democratico, la vera Forza Italia e la finta Forza Italia, sosterrete qualcosa che oggi è anacronistico. Ritornare a una possibilità differente, a un rinascimento, a un nuovo rinascimento per questa città che piano piano sta sprofondando, io spero non nel degrado, perché dal degrado è difficile uscire, ma dalla difficoltà, dalla quale invece è più possibile uscire con facilità, è un percorso che si può ancora percorrere. Lo possiamo fare, lo potete fare considerando soprattutto il progetto che c'è alle spalle del simbolo Movimento 5 Stelle, sostenuto a livello nazionale con una serie infinite di battaglie di opposizione della prima forza politica vincitrice realmente delle elezioni del 2013 e che solo la legge elettorale truffaldina ha permesso poi di portare a casa al PD il premio di maggioranza, il premio di coalizione. La possibilità per questa città e per questa regione di dire no alle politiche che sono state dominanti negli ultimi 25 anni. È una città che vive soprattutto legata a una attività economica e commerciale, l'agricoltura. Se votate il PD, il PD del candidato Mascia, che mi è sembrato che andrebbe santificato subito, per quante persone riuscite a risuscitare riportandole dentro alle sue liste, quante persone che erano morte politicamente e ora sono ritornate in auge, allora facciamolo santo subito Mascia, allora facciamolo diventare senza bisogno di passare da Međugorje o da qualsiasi santuario a Loreto, fatelo santo subito, fatelo sindaco e santo, la possibilità esiste. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato in 4 anni di avere un progetto, una linea politica che in questa regione soprattutto deve contrastare lo strapotere del partito regione che è il Partito Democratico di Marcello Pittella.
c'è la possibilità di riprendersi una identità, di avere una città che ancora possa sperare di recuperare su due fronti soprattutto, agricoltura e turismo. Di turismo ne hanno già abbondantemente parlato soprattutto Olga. Io voglio chiudere la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle qua stasera ricordando solo una cosa che riguarda l'agricoltura. È un momento di crisi dell'agricoltura del Metapontino e non solo, che deriva da un fatto molto specifico. C'è una riduzione della quantità di acqua erogata dal consorzio di bonifica per irrigare i terreni dell'Alto Metapontino che vanno dai piani alti di Policoro fino a Scanzano, Montalbano, Bernalda, fino ad arrivare a Metaponto, Nova Siri. Questa scarsità di acqua per irrigazione influisce negativamente sulla produzione soprattutto di albicocche e pesche e anche di fragole. Da che cosa dipende questa scarsità? Nonostante sia stato un anno con abbondanti piogge e nevicate, dipende dal fatto che l'invaso di Monte Cotugno, quello di Senise, da dove arriva la maggior parte dell'acqua per l'irrigazione, è stato negli ultimi due anni vincolato a livelli di acqua della metà del massimo volume invasabile, che sono 530 milioni di metri cubi, per realizzare un progetto voluto da Marcello Pittella e dall'APT, l'approdo dei Greci, il porto dei Greci, uno spettacolo faraonico che porta un'occupazione limitata, che porta uno sviluppo limitato nel tempo, così come il parco della Gran Cia, a discapito dell'occupazione permanente e duratura di 10.000 ettari di terreno che hanno difficoltà a essere irrigati, con produttori piccoli, medi e grandi che sono in enorme difficoltà. Questo è il progetto fallimentare che andate a votare se votate il sindaco Mascia, perché è un voto che date al PD, è un voto che date allo sfascio perpetrato da 25 anni da una politica miope, interessata, ottusa e lontana dall'interesse della gente. Ritornare alla foto che ho scoperto degli anni Ottanta, pur se non ci sono più le persone di un tempo, il sindaco di allora Montesano e in misura molto minore anche il mio povero papà, ci dà però la possibilità di riscoprire i progetti autentici, i progetti per un nuovo rinascimento, e questa città il nuovo rinascimento se lo merita e se lo merita soprattutto perché il resto l'abbiamo già visto, l'abbiamo già vissuto, l'abbiamo già provato qui in questa città, l'abbiamo provato in regione, l'abbiamo provato a livello nazionale, e ora c'è la possibilità di dire basta. Lo potete fare, sganciatevi dalle logiche di appartenenza, aprite gli occhi, datevi una possibilità. Fatelo domenica, tra cinque anni molto probabilmente potrebbe essere troppo tardi. Grazie a tutti per aver partecipato, un in bocca al lupo naturalmente al candidato sindaco Olga Colletta, un in bocca al lupo a tutti gli altri candidati sindaci, c'è ancora la democrazia, siete liberi di votare, votate chi ritenete, ma se votate 5 Stelle state sicuri che avete dato un voto oggettivamente utile allo sviluppo del paese. Vi ringrazio, grazie, buonasera. Chiudiamo in tempo noi, non come il PD che si è fregato 10 minuti. Senza capi né padroni puoi trovarlo sotto la voce in un'associazione, una rete di persone in commissione.